Allora, adesso andiamo da Fiorenzo e gli portiamo dei documenti. Vi faccio conoscere Fiorenzo. Fiorenzo è un nostro autista che ha preso la patente E a 62 anni. Eccolo qua. Adesso gli porto qua i documenti. Adesso vedete che lo prendo in giro adesso Fiorenzo, perché stanotte adesso voglio sapere una cosa da Fiorenzo. Fiorenzo ha 67 anni. Fiore! Venivo io a prenderlo. Posso farti un video? Perché? Posso farti un video? No. Ecco qua Fiorenzo. Ciao. Buongiorno. Perché adesso siamo su YouTube. Lo conosci YouTube? YouTube, sì. Sì, sì. Ascolta. Sì. Ma cosa è successo stanotte? Aspetta. Ma allora. Guarda. Guarda. Adesso l'ho fatto arrabbiare. Anche dopo quando che te vedi al bar, a parte che ti sgridano perché in pensione ancora che te lavori, io mi vergognerei fossi in te. Perché cosa ti ho fatto? È tu a posto, no? Sì. Cosa c'ha? Allora, ho toccato appena, ma no, guarda qua a casa che ho perso la plastica. Ma gli ho coperchi di ieri. Non ho mica visto che ho perso. No, guarda qua a casa. Come che guarda? Guarda? Sì, tanto che ho detto. Ho toccato appena e ho perso il quarto. Ma secondo me è la nebbia, è stata no. C'è cioè, la nebbia di oggi è più no. Dai, che è tardi, è tardi, sì, dovevi partire alle 5:30, sono le 5:25. Sono Miami, sono partito 5 minuti dopo da casa, ho trovato il mondo a venire qua. Ma dov'è tutta la gente in giro invece a stare a casa? Ascolta, anche dopo quando che vai al bar. Qua al bar? E quando che vai al bar lì, dove capiti tu, Roverbella, dopo ti dicono che ti hanno visto sul tubo. Sì, sui tubi, ma che sono sempre sui tubi. Ciao. Che sono sempre sui tubi. Quello che ho tornato davvero, no? Te la faccio io la tara. No, te la faccio io, dai. Così almeno te parti subito. Ti facciamo la tara qua, Fiore. Allora, prendiamo la pesata qui. Ragazzi, io vi faccio sempre passare un po' di compagnia, ecco la tara, vedete 254 quintali, è il camion vuoto con le gabbie vuote. Prima pesata. Dopo Fiorenzo torna stanotte, carico di tacchini e facciamo il peso lordo, che di conseguenza verrà il peso netto. Adesso lo scriviamo qua, Fiorenzo. Vedi? Si vede? È vecchio, questo è il settore davvero. Questo è il settore davvero. Ascolta, Fiore, aspetta, 25.400. Scriviamo sempre. Sì. Ma ti ricordo, 62 anni hai preso la E? Sì, 62. Ma prima 61. 61 anni. Però dov'è che hai imparato a guidare il camion rimorchio? Qua. Ah, allora diciamoglielo ai ragazzi giovani, chi si caga addosso, no? Sì. Chi si caga addosso, di modo. Ascolta, adesso però posso dirti una cosa? No, cosa ho detto la mia roba. Dimmi, è privata? Se è privata nascondo il telefono. No, non riesco a arrivare in orario al secondo carico. Qual è? Vado a Colo, a Campovogliano. Non ce la faccio. Perché? Perché? Ma quello devi caricare Campo Galliano. Allora, ieri sera, fando le corse, sono arrivato là alle 1:30. E devo caricare a mezzanotte e mezza o alle 1:00, mi No, a Campo Galliano? Sì, mi avete fatto per secondo, ieri mezzanotte e mezza. Guarda che ci mette un'ora e mezza a caricare Campo Galliano, no, eh? Ci mette un'ora e mezza, sono già d'accordo io con l'arrivatore. Tanto che tu carichi alle 8 da Benedetti? Sì. Alle 9:30 parti. Parto. Alle 11 te sei a casa. Ma carico non riesci a farlo in un'ora e mezza. Ok. Se arrivi in ritardo chiami l'allevatore. No, c'è nessuno. Anche perché mi ha detto. Chiamo nessuno perché là che è una manica di no. No. No, anche perché mi ha detto l'allevatore. Ha detto, se arrivate. La gente riposa, intanto porta sui tacchini. Quindi. Allora, poi sul quarto camion sposta la macchina anche. Che ieri sera dovrebbero aver fatto un bel po' di ritardo. No,
No, ma loro hanno detto che al massimo, anche se aspettano un quarto d'ora, loro spostano avanti. Ha detto che il personale si riposa. Vabbè. Io come ticket. Ciao! Io come ticket sei sempre di cosa. Mi raccomando, non sta a fare i 90 all'ora sulle statali, che dopo se arriva i verbali ci mettiamo d'accordo, né? Allora, è un'altra cosa che ti volevo dire. Ecco. Io se non c'ho un camion con le ali non vado più. Perché non posso fare che da Dio a tutte quelle macchine che lì non c'è niente da fare. Ascolta. Già fatto. Avete visto, ragazzi? Fiorenzo dice che li facciamo correre. Ma basta. Adesso gli apro il cancello a Fiore. Fiorenzo, scrivo un po' male? Cimenta. Dica a quelli lì che ha il telefono che ho preso la patente a 62 anni, è 5-6 anni che sono qua. Eh beh sì, 61. Beh, sei adesso quanti sei? 67 adesso. Boh, ancora 62 anni. Io. No, ma stavo pensando al viaggio lì, perché io ho fatto i calcoli, se parti là, fai che ci metti un'ora e un quarto, perché Benedetti il primo in un'ora e un quarto ti carica, no? Ora, siccome che si sgancia, penso che si sgancia da Benedetti. Ok. No, perché avevo fatto il conto, adesso vado a vedere là che conti ho fatto in ufficio. Beh, comunque ti senti con chi è che c'è davanti? Non ricordo più. Marius. Senti Marius. Senti Marius, se vedi che arrivi in ritardo gli dici all'elevatore, aspetta, sì, un attimo. Ho ancora ieri sera, che guarda, avverti che arrivo, fatalità, tra il secondo e me gli ha cambiato la macchina. Sì, allora sì, mi sì. Sono salvato. Stanotte la cambiano sul quarto, infatti Kevin arriva. Boh, ciao Fiore. Fiorenzo ha paura di fare tardi, no, ho detto non corre sulle statali. No, comunque Fiorenzo si preoccupa sempre, giustamente. Adesso cosa è successo? Non so se è quando lavo o quando piove, lì si bagnano. Ah, me l'ha detto il Maurizio che guardava. Se te fai così. Ma là entra l'acqua in cabina allora? Si sente di bagnato. Ecco, no, lo so via la tua. No, perché o entra l'acqua. Non ti so dire se è perché là quando lavo o quando piove. Se te metti le mani lì, appoggia lì, senti che c'è bagnato lì. Ah sì, c'è un po' umido qua. Mi si bagnano le foglie. Maurizio mi ha detto che controllava. Adesso. Vabbè, adesso vedi. Non da controllare. No, bisogna capire che non entra l'acqua magari da. Perché l'unica che può entrare o è dai fanalini di sopra, Fiorenzo. Può succedere che entra dall'antenna magari, non so. Dal bagaglio a Friuli. Perché adesso gli chiedo a Maurizio, perché ha detto che controllava oggi. Dopo gli chiedo a Maurizio. Perché mi si bagno di fuori. Sì, sì. Ciao. Thank you.
Ecco Fiorenzo che è partito. Fiorenzo si preoccupa sempre di arrivare in ritardo, poi ce la fa sempre, ma lui si preoccupa sempre, giustamente. Ragazzi, vi ho fatto conoscere Fiorenzo tanto per dire che molte persone mi dicono: ma la patente, l'autotreno, ragazzi, non c'è niente da aver paura con l'autotreno, tutta roba fattibile se si ha la voglia. Io abbasso sempre i sedili perché secondo me si mantengono, resistono di più i sedili, avete capito? Luigi! Messo sui cuscini? A prendere un copribullone adesso, ragazzi, qua manca copribullone. Messo Rea, sì? Sono pronti alle 18, pronti alle 18. Ehi, ehi, a parte che non ti dovrei chiamare ehi, però digli di lasciare una regolata quelli là. No, no, perché alle 16.50 tutto pronto alle 18, alle 17 tutto pronto. Non capisco io queste cose qua. Quasi pronto l'ufficio.
Ma ho chiamato l'elettricista prima e non mi ha risposto, perché mi ha detto mio zio, hai chiamato l'elettricista ma non mi ha risposto per far tirare i cavi. Prendo un copribullone perché gli è saltato un copribullone lì. Ragazzi, dopo questa è la nostra officina. Scusate che ho sempre questa tosse. Abbiamo un cerchio di scorta. Allora, i copribulloni. Dove saranno? I copribulloni. Una volta lo sapevo dove erano i copribulloni. Ah, eccoli qua i copribulloni. Vedi? Ecco qua. Andiamo qua, si inciampa. Ecco, questa naturalmente è l'officina della nostra azienda, il macello. Su un copribullone. Re! Sono Andrea Fackerle! Tutto a posto! Dimmi! Sto facendo video su YouTube. Chi è che manca? Questo? Sì. Vabbè, ma dopo di là? Sai che fai presto, eh? È arrivato il pezzo nuovo, sai che dovevo arrivare? Sì, sì, lo so. Guarda, guarda, guarda un po'. Ah, eccolo là. Prova a incastrarlo dentro, vedere se ci sta. Non capace, eh? Buono, bravo Andrea! Ascolta, ho fatto il video prima, no? Ci siamo messi. Ho fatto il video prima con Fiorenzo. Allora era preoccupato perché non sa se arriva al secondo viaggio a Campo Galliano. Allora gli ho detto l'importante è che non fai i 90 ore sulle statali, al massimo chiama l'allevatore che arrivi più tardi. Bravo. Giusto? Anche perché qua dopo se vi ritirano la patente a voi. Ma chi guida? Capo guida. Provo il DAF. Vedi là che mi parlo adesso? Ah, sì. Ecco Luigi. Che macchina? Guardate Luigi che si pettina, è in partenza Luigi. Ecco, siete qua che fischia. Adesso Luigi va a caricare. Luigi direzione Cesena e poi c'è anche Rocco. Rocco va a caricare, che Rocco direzione Firenze. Tarek invece è appena tornato dalla Toscana, da Pisa. Questo invece stanotte direzione Veneto. Ma sto svelando tutti i posti dove andiamo, Andrea. La vuoi un'esclusiva? YouTube? Dì la verità che mi sono incazzato, quindi mi hai sentito urlare. Ascolta. Di la verità che urlo ogni tanto, dai, di la verità. Che quando vedo le cose che non vanno bene mi incazzo. Questo l'ho visto ancora? È un'esclusiva di YouTube. Di YouTube. Ma però, solo su YouTube. Fammi vedere. Però non possiamo far vedere i clienti. Aspettate ragazzi, facciamo vedere come adesso c'è Nicola. Quindi dobbiamo caricare il DAF. Questa è un'esclusiva, eh? No, devi cancellare dalla parte di lì. Ingrandisci. Ecco, guardate qua. Noi qui ci aiutiamo così, vedi? Adesso abbiamo qua il nostro piazzalista Andrea. Ma cos'è?
e praticamente il nostro Nicola ha voluto driver, in base alle consegne, ha cambiato colore, quindi domani lui fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consegne. 7 consegne? Spera, fammi vedere un attimo. 1, 2, 3, 4. Questo cos'è? È un sì, è da solo. 5? Chi è questo? Questo? È il rosso. No, questo qua. Tac. Questo? È un singolo. Ma chi è che c'è a baccare il singolo? Aspetta, 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 aspetta. Ah sì, che lui va a Milano. Ah no, pensavo che andava nel Veneto lui. Ma c'è chi è che va nel... Ah, va Viviani nel Veneto. Grazie Nicola. Comunque è perfetto, eh. Comunque, quante consegne? 7. Sette consegne. Prendete spunto. 7 consegne col DAF. Ho visto che hai messo il tappeto di gomma, quindi posso salire con le scarpe? Sono arrivati oggi i tappeti di gomma. Madonna, ma... Uè, 26 tappeti? Ma tu grande andrà? va bene così. Ha capito Andrea, ma 1, 2, 3. Ha ragione. Deve tamponare. Oh, prima volta, eh? Deve tamponare o tampinare? Non so. Prima volta, eh? Ricordati, riprendimi. A mettere il dito davanti. Ah, fatto subito. Rovini tutti i video. Io comunque, ragazzi, ve lo devo dire. Seguite il canale, perché io sono un... Io sono un fluido. Cosa? Perché? Perché io non sono né un imprenditore, né un autista... Andrea, io sono un fottuto ibrido. Che brutto dire le parolacce. Io sono un fluido. Sì, ma ascolta, oggi com'è stata la giornata? Io l'ho vista che oggi è stata una giornata... No, oggi mi sono incazzato. Pesante, no, ho visto io. Infatti ho girato alle larghe dall'ufficio. No, prima ho avuto un momento, perché te fai un po' di confusione, te Andrea, eh? Cosa chiami quell'altro in ufficio se non sai gli orari? Mi spieghi? No. Adesso ti accendo il raffrescatore, no, da fermo. Lo sai che c'è il raffrescatore? Hai visto qua? Sì. Guarda che roba. Voi allora, aspetta. Mamma mia, che comfort. Però. Posso andare a caricare? Passi da casa prima di partire o no? Sì. Sì. Ah, ecco. Abbiamo tutto il tempo. Che abbonamento abbiamo su quella TV, là, Andrea? Là c'è Sky. Sky. Che abbonamento vi ha fatto il capo la scuola TV là? Quella là! Ah, YouTube! Sì! Ricordatevi, YouTube! Canale Talman! Posso andare? Sull'universo, vai, ciao! Grazie! Basta! Vi saluto! Niente ragazzi, dai, vi ho voluto far passare mezz'ora qua in compagnia. Adesso Andrea parte, va a caricare il viaggio di Nicola per domani. Nicola parte domani mattina alle 4:30. C'è stato qualcuno che mi ha chiesto, mi ha fatto delle domande. Aspetta. A parte che c'è la lucina là in fondo. La lucina là in fondo che... Vedi che è un po' sbarbella? Okay. Ma ascolta, ma ti è piaciuto il mio format ieri sera? Il mio format, quello che ho fatto che risponde ai commenti con i video? Hai visto il pantaloncino in maglietta? Perfetto. Bello, eh? Nuovo, nuovo format. Rispondo, adesso prendo i video di TikTok. E li rispondi di là. O anche di YouTube. Mi metto lì e rispondo a tutti i commenti in live. Non c'è nessuno che lo fa, eh? Perfetto. Nuovo format. Tanto. Nessuno che lo fa. Oh, non copiatemi, eh. Adesso vi saluto perché qua, se no dopo ci sconcentriamo. Ha ha ha.
sentite che leggerezza. Leggerezza e benessere con casa Coby Sattini. E su solo quelli? Solo questi. Dopo ti mando l'orario per domani. Dopo ti dico l'orario per domani. Ragazzi, io vi saluto, qua con il DAF che va a caricare. Piano piano sto diventando, cerco di diventare un po' più professionale. Portate pazienza per i video tremolanti. Da casa Coby Sattini è tutto. Ciao ragazzi, una buona serata. Che bel tramonto che c'è.